Allora, qui si posano i vari attrezzi dell'agricoltura di una volta. Qui abbiamo la sgranatrice, appunto, che veniva sgranato il gran turco, poi veniva messo nelle apposite ceste dove veniva cernito e poi veniva steso per terra e con una mazzola veniva lavorato. Questi sono, diciamo, degli attrezzi che venivano appunto messi nelle dita per evitare di farsi male. Poi qui abbiamo questo attrezzo qua, mi ha detto, sempre riguardando l'agricoltura, si chiama il dialetto del cimoglio, appunto perché era il fieno, veniva lavorato in questo attrezzo, una persona stava da un altro, appunto veniva intrecciato e veniva lavorato e si facevano con il dialetto le molle di fieno. Poi qui abbiamo sempre i vari attrezzi dell'agricoltura, i vari rastelli, l'astello più grande, l'astello più piccolo. Qui abbiamo le varie pale, le palettine, le zappe, qui le forche. Questi sembrano, come dicevo prima, torcimugli. E qui invece, questo qua in pratica veniva messo l'acqua in questo canestello e poi con la lopa, questo attrezzo veniva detto lopa, veniva tirato e veniva ovviamente rialzato dal pozzo e si alzava il cestello. Questo qua invece l'aratro. Poi qui invece abbiamo la mantina, la vincitrice, poi veniva messa appunto l'uva, veniva pigiata e poi veniva fatto il vino. Perfetto. Poi qui la mantina, appunto qui si dice che le persone entravano sopra e uscivano ubriache dalla mantina. Sicuramente. Poi qui abbiamo la cucina. La Ottimo. cucina, le persone passavano molto tempo nella cucina, appunto perché era un luogo di ritrovo e per raccontarsi appunto della giornata, di com'era andata. E poi qui abbiamo un piatto, appunto ricucito con prima i piatti anche quando erano rotti, venivano ricuciti con il filo di rame in dialetto, perché non venivano buttati, mentre oggi li buttavano, prima venivano cuciti. Poi qui invece abbiamo le varie pentole, qui venivano messe le carte arroste, le patate, eccetera, cioè le varie noci. Questa qua invece è una, qui veniva messo il caffè. Poi in pratica, come vedete qua il muro è dipinto di questo colore, poiché prima si usava molto a affumicare le cose, quindi hanno diventato un po' blu, un po' giusto per diventare proprio il senso di affumicato. Poi questo qua invece è il banco, le persone sedevano qui, poi aprivano questa specie di panca, aprivano e sedevano qui per mangiare. Poi qui invece abbiamo i vari attrezzi della cucina, questo è un tostacaffè, questa è una macchina per il caffè, anche questo è per il caffè e per i pomodori. Poi le persone anziane si piegavano su questa scatola e qui venivano lavati i panni, i vari vestiti, le calze, le maglie, eccetera. E prima, giustamente, non poteva permettersi le scarpe, le calze venivano appunto cucite con questa saletta di cuoio e facevano da scarpe. Qui invece abbiamo i vari scialli, una volta ci mettevano sulle spalle oppure in testa, in dialetto anche come maccadono venivano usate, oggi alcune persone li usano ancora. Poi qui invece abbiamo l'ante del letto. Qui invece abbiamo l'angolo medico, che prima rispetto a, cioè, prima le siringhe si usavano bollite, usavano, si bollivano e poi venivano usate, mentre oggi giustamente si sterilizza tutto prima come. Sì, vabbè. Ah, no, vabbè, non c'è dico, problema. Sì, figuri, buonasera. Qui abbiamo un girello per bambini, invece, girello, e qui invece abbiamo l'asciugapanni, appunto dove venivano l'asciugapanni dove venivano asciugati i vestiti. Poi qui abbiamo due abiti La vicini. culla, È bellissima. la culla che è anche rispetto Anni. sì. È molto molto antica, diciamo. Non so, diciamo, l'anno preciso, però è antica. Poi qui sono i vari abiti da raccolta. Questo qua è un abito da sposa, rispetto ad oggi molto diverso. Sì. E come colore si usava molto questo colore beige, qui il bordeaux, e invece questo è un abito da cerimonia. Poi il letto, vedete che è un po' modernizzato perché era fatto con le spoglie di gran turco. Perciò è realizzato così. Sotto il letto conservavano patate, noci, castagne, trappole per topi, l'orinale. E sì, poi giustamente i bambini venivano messi nelle ceste. Poi, come potete vedere, là abbiamo la valigia di cartone che prima si diceva quando partivano, appunto, usavano questa valigia di cartone. Questo piatto invece venivano per lavare o le mani oppure ci lavavano anche i vestiti dei bambini in questa cesta.
E poi qui, vabbè, sono i vari indumenti, le varie veste da notte, cioè tipo le varie gogonne, poi qua abbiamo le varie mantellini, i cappelli. Questi anche sono molto molto antichi. Bellissimo. E questo è. Grazie. Niente.